Questo è un balletto che si ispira a una storia che si trova nell'Antico Testamento della Bibbia, dove il re Salomone incontra la regina di Saba dopo averla sognata. E quindi la musica ha due aspetti: da una parte, appunto, un lato estremamente fiabesco, sognante di un'Asia, di un Medio Oriente immaginato, e dall'altro abbiamo degli accenti invece molto più drammatici, molto più barbarici, perché Respighi vuole ricostruire questo incontro di due culture, quella ebraica di cui cita molto le scale e i modi musicali e le sonorità degli strumenti ebraici, e poi questo Oriente fantastico da cui questa regina delle favole proviene. Sì, questi grande suono degli ottoni, e anche questa partitura è molto interessante per l'uso delle percussioni. C'è una grande batteria di percussioni e anche degli strumenti particolari, perché Respighi chiede di suonare dei tamburi di guerra e noi abbiamo scelto peraltro di suonare questa parte con dei taiko giapponesi, quindi ci sarà un po' di Giappone anche in questa Belkis. Beh, io credo che non è uno dei brani più conosciuti di Respighi, però è sicuramente uno dei più appassionanti, perché anche chi non ascolta solitamente la musica sinfonica potrà riconoscere che da questa musica è poi nata, per esempio, la musica per il cinema d'azione, per il cinema storico. Sembra la colonna sonora di un colossal tipo Ben-Hur, però è estremamente appassionante, e quindi credo che non lasci niente a desiderare a chi ama andare a sentire un concerto rock per l'impatto che ha questa musica, veramente appassionante.